Allora, abbiamo perso i due confratelli, che noi abbiamo fatto una pausa piuttosto lunga per ammirare questo capolavoro, che era la chiesa di San Filippo Neri, e quindi, ma abbiamo appuntamento davanti alla funicolare Zeccarighi, funicolare che è stata progettata nel 1885 e realizzata intorno al 1897, perlomeno i primi due tronconi. Sono più da Trento, via. È lì, anche Stino Taraggi. E stavo dicendo, è una delle tre funicolari genovesi, che sono quattro poi. La quarta è un miscuglio fra una funicolare e un ascensore, lo andremo a vedere in piazza Acqua Verde, in piazza Pescetto. Allora, questa è probabilmente, insieme a quella di Sant'Anna, una delle due più antiche, e collega la partenza da Largo Zecca, che è questa. Una volta si chiamava piazza Corridoni, poi è diventato Largo Zecca perché in quel palazzo lì c'era, ci passano addosso, porca troia, in quel palazzo lì c'era la zecca. Allora, questo è un luogo, è un centro molto nevralgico e importante. Dalla discesa si scende giù da Castelletto, da via Scurreria si scende giù da Corso Carbonare, da piazza del Carmine. A destra abbiamo le due gallerie che arrivano a Corvetto, a sinistra attraverso via, una volta si chiamava Tocchi, torna, attraverso via Corridoni si arriva naturalmente in ciò che è la si arriva a Anciassa. Allora, qui alla mia destra, dobbiamo far presto perché dobbiamo recuperare i due pelloni e andare a mangiare. Qui alla mia destra c'è la splendida via Cairoli, che arriva ai quattro canti di San Francesco, che è un posto sublime dove si scende dai Carugi, e da lì si apre la via nuovissima, cioè la ottocentesca, settecentesca via Garibaldi, sede del Comune di Genova, di Palazzo Rosso, tutti i più grandi palazzi e musei genovesi. Ma adesso è nostra intenzione salire sino a Righi con la funicolare, quindi andiamo. Quindi hanno chiuso questa strada, che era questa, è via Belinlasser. Questo è uno sfogo stellare per la città, perché tutte le macchine che venivano giù da Oregina venivano qui in centro, perché proseguivano per via Cairoli, via Garibaldi. Mi sono anche New Jersey, mi sono anche. Thank you.
Che bello, mia Robby, si è stretto un cavo, eh? È impressionante, però poi televisione non ti rendi conto, è piatto. No, non dai la sensazione della discesa. È vero, ma per me 1000 euro. Fuori via driver che viene per fare la sindrome dell'ascensore. No, non vedo niente perché gare in piazza lui. Perché siamo proprio... Ma arriva l'altra cabina, no? Sì, arriva là. Passeremo le porte, diventa verde. Ho dato consenso, ho guardato anche lì. Sì, che viene verde anche. Doppio consenso. Doppio consenso, lo macchinista ci deve dare tutto e fa partire. Che voglio dire che siamo a posto. Bello, è faccio effetto, eh? Sì. Volandi.
capite perché si ferma lì. Esatto. Dunque, poi ascendete si ferma la stazione in questo momento. Vai a Madunetta. Ciao ragazzi. Ciao. È fermata, sì, mentre questo è fermo è tutto in galleria. Sì, sì, perché è okay, sì, perché mi ha suggerito come sempre. Ah, poi ce n'è una domanda. E il mio è uscito l'unica. Era rosa e quella grossa invece ne trae. Ma ah, le sue binari? Sì. Sì, sì, no. Le, di chi? Ah. Sì, sì, le sì. Le sue che sono quelle. Sì, sì, certo. Le rinvio. Ho capito. Le dato invece che quelle trae. Sì, sì, sì. Che ti asciù. Che ti asciù. La carrozza di un po'. Proprio. Fare in televisione, no? Certo. La TV, all'Arvet tutti i gruppi. Andiamo, c'è tutto il nord Italia, ci hanno sempre preoccupato, c'è l'Arvet tutto. Quando ce la vedi, Giuliano? Allora, intanto, grazie alla disponibilità di questo garbato signore che si chiama Franco. E poi? Scotto. Allora, il signor Franco Scotto è stato gentilissimo, ha consentito a Marco di stare qui nella cabina di regia. Mi auguro che non le abbia causato fastidi, perché normalmente tocca a tutto. Non la tocco niente. Però che mi ha lasciolato con questa sua cannetta per il tuo viaggio. Comunque ci ha stato gentile, ciò Franco. Grazie del cuore e buon travaggio. Grazie.
siamo venuti a fare questa strana macchina che porta sino su a Monte Galletto. E tra l'altro è una cosa combinata fra, come si dice, funicolare e ascensore. Per un tratto va con il cavo in piano, poi diventa un ascensore e viene trainata. Potrebbero essere tre diversi i movimenti, perché potrebbe essercene anche una parte trainata in salita. Adesso vediamo, una cosa che devo dire da genovese non ho mai fatto, questa qui è una novità. Si prende in piazza Acquaverde, in una piccola piazzettina di fianco alla farmacia Pescetto, quindi praticamente a Principe, in località... Davanti alla stazione Principe, ecco che parte, e vediamo subito il tragitto. Marco, siamo nelle tue mani. Grazie. È una metropolitana antica. Non so cosa si è perso. Non è da fare. Ti sta guanta lì. E se sei molle lì? Porca miseria. Che sei molle. Guarda un po' giù. Prima che spettacolo. Lì. Un'opera ingegneristica. Ora siamo diventati ascensori. È uno spettacolo. Praticamente siamo diventati ascensore. Un ascensore. E infatti stiamo salendo. Stiamo salendo. Ma guarda che meraviglia. No, bellissimo. Va che sembra vuota. Silenziosa. Ma mia te. E questa ci mancava, Giulia. Sì, questa ci mancava, Devo dire la verità. Ma monta anche fino a veloce, È doppio spazio per quello da là, monta. Guarda un po' le cose da là, quelle che ci hanno fatto il canale. Eh sì? A chiocciola. Figa. Fantastico. Siamo davanti al castello d'Albertis. Siamo proprio davanti al castello d'Albertis. Quindi qui parte il trenino di Casello. No, siamo dalla parte molto al di là. Però il castello d'Albertis, che noi abbiamo già ripreso con tutto il museo interno, non avrei mai detto che aveva questo servizio ascensore più funicolare che ci permettesse di arrivare qui. È magnifico. Magnifico. Allora, parte tra 8 minuti e rientriamo.
sì. Spettacolo, spettacolo. Da fare? Sì, sì, è da fare. Allora ricordiamo al nostro pubblico, questo è l'ascensore per Monte Galletto, Baldi e Dogali, che la prima parte, come abbiamo visto, è funicolare e la seconda è ascensore. Monte Galletto è il tuo monte? Il Monte Galletto è il mio monte, straordinario. Sulla linea 1, linea 1, brinda. Perché ti vede la galleria 2? Della viante perché sei a reversa. Ma mia la che è scritto binario 2. Io so che questa va a brinda linea 1. Linea 1? Cosa c'è scritto lì? Linea 1, brignole. Arriva bianca vedi che tutto. Tutta la meccanica, l'elettromeccanica. L'Italtec ci ha fatto l'elettromeccanica. E quindi? Italtec sistema, e quindi sono venuto 50 volte. Quindi è scostamento semiridotto. Semiridotto. Lei è sicuro? Cinque. E le quanto è più stretto rispetto alle vetture? Non so i centimetri, so che le vetture oltretutto sono la metà delle vetture normali. Guardate non le è vero, sono uguali. Guardate le vetture di questo treno, filmale, poi che ti rendi conto quanto sono più. Sembrano un tram queste qui, sembrano come i tram. Trans? Sì, sì. Come i trans. Trans. Vuol dire che sono plurali. Trans. Lassù. Quindi il relè. E laggiù? Lo stesso. Cioè ripeta. Quindi il relè. Invertivano la tensione e il relè fa tango a tira di qua. Tan, come fa? Inverti la tensione a tira di com'è qua. Com'è che fa? Tan. Quindi non era manuale. Da bordo del tram e del filobus azionava e invertiva i due poli. E con il rumore che fa? Cioè tan. 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 E poi c'era la maneggia. Sì. Con tutti i contatti, le tacche. Con le tacche di rame che facevo. Tac. Segno. Segno. Ma se poteva guardare. Ai miei mille fantasmi. Ma l'importante era il tac. Thank you.
come ogni settimana, terminiamo con la proposta di un piatto dal nostro abituale chef Lorenzo Raiodasso. Entriamo. Per la nostra piacevolezza siamo tornati dal famoso ristorante Raiò di Cavi Borgo in Cavi di Lavagna, grande trattoria professionalissima con una cuffa di stelle da tutte le guide più titolate di questo nostro paese, e abbiamo davanti Lorenzo Raiò d'Asso, architetto, pescatore, scassacazzo, non indifferente però. Oggi il signor Lorenzo ci propone una ricetta che anche da casa è possibile replicare con una spesa contenuta, si può fare in poco tempo, no? Assolutamente. Cosa facciamo? Sempre in tema di sentire le stagioni a tavola, oggi prepariamo una pasta corta che è un grande amore di Giuliano Fogola. Facciamo penne col sugo di gamberi rosa mediterranei, nostrani pescati qua, che è una delle pochissime specie che sono in aumento rispetto a tutte le altre, che c'è un calo abbastanza consistente. È un pesce che si trova tutto l'anno, un crostaceo che si trova tutto l'anno, è una delle 5-6 famiglie di gambero che vivono nel nostro mare. Vediamo come si prepara. Terry, mi prendi un po' di gambero? Gamberi rosa. Giulli, quelli lì in tutti i gambe che se pesche chi? Posso farti notare che la vera artista è questa signora qui? Questa è la vera artista dell'azienda, la signora Carla, la mamma di Lorenzo, che nonostante tutto ha sopportato un'ulelo da rie, Carla. E in ciapù, come si dice? Ulelo in ciapù, fantastico. Questi sono tre delle sei specie che vivono nel nostro mare: il gambero piatto, il gambero rosso imperiale e il gambero rosa mediterraneo. Una spolverata di peperoncino, abbiamo fatto un mosaico di gamberi, per la maggior parte sono i gamberi, il gambero rosa, però non dimentichiamo che il mosaico è un valore aggiunto, è una delle caratteristiche per esempio dei nostri vigneti in collina, e in questo caso contribuisce a equilibrare il sapore, perché ciascun gambero che vive in profondità diverse, di conseguenza si nutre con un'alimentazione diversa una dall'altra, quindi ha delle caratteristiche organolettiche abbastanza diverse uno dall'altro. Ti faccio vedere un pesce serra di Lorenzo che ha pescato lui, guarda un po', fatto alla Raiò. Li facciamo saltare qualche minuto, dopo che l'abbiamo fatto saltare, crosolare qualche minuto con olio, cipolla, un filo di peperoncino, li bagniamo leggermente con il brandy, una spruzzata di brandy, perché il brandy è leggermente aromatico, viene invecchiato in botte di rovere, quindi equilibra un po' il sapore che tendenzialmente è dolciastro del gambero. Pangrattato,
filo di olio, un pizzico di sale e lo facciamo leggermente tostare per qualche minuto. Indicazione del dottor Giuliano Fogola, noto enogastronomo. Perché queste regionale bisogna mangiarle col cucchiaio, perché non ce la fai a mangiarle con la forchetta alle mezze penne. Perché dai una forchettata, sghittano da tutte le parti. Fantastico. È vero? Sì, sì, allora, le mezze penne. Fatti usare la forchetta come fosse una palla. Bisogna usare la forchetta. Però è un vantaggio competitivo non indifferente. Ah, certo che si va presto. No, che raccoglie anche il sugo, non la lasci nel piatto e eviti di fare la triste scarpetta. No, la triste scarpetta è una lussuria. Se sei con dei. Se hai degli ospiti alto, lo guardi. Diciamo che chi non ha fantasia. Non so così. Chi te l'ha detto? Sono informato. Dei fatti. Infatti no. Prego. Uno che lo sa mangiare lo sa. Se vuoi guardare qual è la sessualità di una donna, guardala mangiare. È così. Alla verità. Io c'ho uno che dice che non mi vuole sposare perché mangio troppo. Ancora qualche minuto, abbiamo buttato la pasta e poi facciamo saltare tutto pochissimi secondi. Pronto. Riassumiamo per il pubblico che ci segue. Come abbiamo realizzato questo sughetto veloce? Abbiamo appassito una cipolla di Zerli. Dopodiché, dopo averla appassita, hai buttato gli scampi rosa di... I gamberi, il mosaico di tre specie. Dopodiché hai messo un po' di brandy per... Fatto saltare qualche minuto. Certo. Poi un po' di brandy per dare un po' di carica. Evaporato. Per strutturarlo un po'. Evaporato il brandy, aggiunto un mestolo d'acqua, dopodiché a parte abbiamo fatto dorare il pan grattato con olio, un pizzico di sale e un velo di pepe, abbiamo unito le due cotture, l'abbiamo portato ad ultimare ancora per qualche minuto, in ultimo abbiamo aggiunto un velo di prezzemolo per ravvivare un po', per dargli un contrasto, perché non dimentichiamo che insomma i piatti più importanti sono sempre il frutto di due, di una contrapposizione morbido, croccante, dolce, salato, insomma tutti i capolavori in cucina sono sempre fatti da una complessità, una contraddizione. Quindi un contrasto. Fra pochissimi, questo ce l'insegna la cucina ligure, fra pochi ingredienti. Bene, allora a questo punto quando sarà evaporato abbastanza, quando sarà un po' più tirato, salti la pasta e le facciamo saltare per qualche secondo. Questa ricetta, come ogni settimana, vi viene proposta da Lorenzo Raio e Dasso, e il quale si presta a farsi rompere il due di coppe mentre c'è il servizio. Come vedete siamo veramente fuori posto, però io e Marco siamo garbati e tu sei fantastico. Lorenzo Raio e Dasso.
Thank you.